alla nostra seconda edizione di NDE. Abbiamo avuto una sessione pomeridiana molto intensa, penso che sia stata una cosa veramente unica nel suo genere. Il connubio di musica, scienza, metafisica che abbiamo visto oggi veramente è stato qualcosa di eccezionale. La nebbia ha un po' tradito le aspettative, chiaramente. Sappiamo che fuori Piacenza c'è un muro di nebbia e l'Isola Felice è sempre questa. Io mi ricordo, se non vado errato, alla Quartistica dell'anno scorso stava uscendo il Po e sì. Qui siamo rimasti indenni, siamo stati graziati dall'arrivo dell'acqua. Inviterei anche Lara Peviani a stare qua accanto a noi, attendiamo l'arrivo di Paola Giovetti che sta facendo check-in in albergo. Allora io farei così, intanto do i microfoni accesi alle due estremità. Veramente ce li faremo a posto? Ma sono stumato di ok, non è successo niente, perfetto, e quindi hai fatto quello scherzo lì. Allora, questa sera abbiamo un cast veramente d'eccezione che prosegue la nostra seconda conferenza, grazie Emiliano. E abbiamo dato questo tipo di set molto più amicale per poter dialogare apertamente con il pubblico. Oggi abbiamo avuto questa sensazione che ci sarebbero state anche da parte del pubblico delle domande, e quindi abbiamo veramente un cast d'eccezione. Io vado in ordine sparso: Emiliano Toso, Emanuela Mitrali, professor Bruno Renzi, abbiamo Manuela Pompa, la dottoressa Castello, Marisa, che è non una novità, ma è il personaggio che ci ha seguito già dall'anno scorso, è una testimone diretta di un avvenimento, di un episodio ND, e la filmmaker regista Lara Peviani, che ha confezionato un bellissimo corto, possiamo dire così, Lara? Ok, un corto nel quale vedrete le testimonianze di personaggi che hanno direttamente vissuto. Quindi a un certo punto di questa serata, prima dell'arrivo, però dopo l'arrivo di Paola Giovetti, vedremo il video che durerà circa 20-25 minuti, e quindi è un documento storico raccontato direttamente dai protagonisti. Allora, io nel pomeriggio di oggi ho dato un accenno a un racconto che avrei fatto direttamente, se posso iniziare a rompere un pochettino il ghiaccio io, a un racconto che forse avevo già portato l'anno scorso, ma mi piaceva riportarlo anche quest'anno, e sono due episodi. Uno, un episodio di un medico. Io faccio anche il servizio sanitario sulle ambulanze, e con me stasera sono anche dei colleghi di Croce Bianca Piacenza che vivono a volte anche questi momenti abbastanza impegnativi a contatto con la sofferenza. Ebbene, è successo che un medico ci ha raccontato un'esperienza durante un trasporto in ambulanza, ci ha raccontato un'esperienza molto bella, ovvero durante una cardioversione all'interno di della struttura ospedaliera. La cardioversione è una specie di, chiamiamola impropriamente, defibrillazione, ma comunque per dare il passo giusto al ritmo cardiaco. A un signore ha fatto questa cardioversione, e nell'ambiente ospedaliero il medico e l'infermiera hanno preparato il paziente per la cardioversione. Cosa succede? Che a un certo punto il paziente va in arresto cardiaco, vengono iniziate le manovre di rianimazione, e il paziente con successo viene riportato in vita. Chiaramente è stato fortunato, anche perché i sanitari sono intervenuti immediatamente prima che iniziassero dei danni ai nostri cerebrali. Ebbene, il paziente, quando è tornato in stato di veglia, ha detto con il medico, faccio una precisazione, dice al paziente: guardi, è meglio che lei stanotte si fermi da noi in ospedale, perché l'intervento non è venuto bene, dobbiamo rifarlo domani mattina. E il paziente dice: no, guardi, io ho visto tutto quello che mi è accaduto, e quindi ripercorriamo quello che avete raccontato voi oggi. Io ho visto esattamente quello che voi avete fatto, quello che ha fatto lei, quello che ha fatto l'infermiera, quello che avete detto, e mi sono visto da una posizione, la classica posizione dall'alto, solitamente all'angolo della stanza, e dice: dottore, peccato che lei mi ha portato ancora qui, perché io
ormai, detto, avevo visto mia moglie, mia figlia e il mio cane. E mi riallaccio al discorso degli animali, cioè la moglie, la figlia e il cane erano già deceduti e lui stava per arrivare di là, ancora a ricongiungersi, diciamo, in un certo qual modo, anche con l'animale. Nelle sequenze del filmato iniziale che abbiamo lanciato oggi, che è il bellissimo film Nosso Lab, che parla invece del mondo dei trapassati, si vedono delle scene dove ci sono delle intere famiglie con gli animali. E questo è un po' quello che Manuela Pompos e Amanda Castello ci hanno raccontato oggi pomeriggio. Questo è un fatto che è capitato durante un colloquio in fase di trasporto di un paziente, quindi questo medico si è lasciato andare, chiaramente non diciamo il luogo, non diciamo il medico né niente, però è un fatto realmente accaduto. L'altro fatto che invece mi ha toccato personalmente e che mi è ritornato proprio l'altro giorno durante la trasmissione Radio Sound da Rita, con il suo speaker, con il suo conduttore, un fatto che è avvenuto direttamente nella mia famiglia. Mio padre nel 1975 è stato colpito da un infarto importante, da un IME importante, che lo ha portato a un arresto cardiaco. Ebbene, nel momento in cui mio padre mi raccontò, ero molto giovane, comunque ero molto piccolo, mi raccontò cosa era successo, praticamente disse: a un certo punto, io mi ricordo le ultime fasi, esco, scaricano la barella dell'ambulanza, io vedo una grande luce, si annebbia la vista, come diceva lei giustamente, si chiudono gli occhi, vedo una grande luce e sono entrato in un mondo di beatitudine. Questa è stata la testimonianza di mio padre e l'anno scorso non mi è venuto in mente, però mi è riaffiorata l'altro giorno durante la trasmissione e l'ho raccontata. Mio padre stava bene dove era. È difficile poter, giustamente come abbiamo accennato oggi, accettare un così to cure il lutto, non è una cosa semplice, però perché dover vedere per forza di cosa l'aspetto così negativo, così nero? No, dobbiamo vederlo in maniera positiva e oggi l'abbiamo trasmesso, secondo me, perché è stato bellissimo. Oggi abbiamo parlato di vita, nonostante il tema fosse invece quello di ormai quasi trapassare dall'altra sponda. È stato bellissimo veramente, poi con le immagini che ci hai donato, Emiliano, della nascita, è stato veramente qualcosa di toccante. Io a questo punto direi, se siete d'accordo, c'è già qualche domanda da parte di qualcuno di voi del pubblico che vuole fare i nostri autorevoli ospiti, perché qualcuno oggi ci ha avvicinato perché aveva detto, aveva avuto l'intenzione di poter formulare qualche cosa. Se no diamo la parola a loro e vediamo un attimo di fare un ping pong con voi in attesa dell'arrivo di Paolo Gioventi. C'è qualche domanda? Coraggio, non... perché qualcuno oggi mi è venuto vicino, ma vorrei chiedere, vorrei dire, poi dopo però diventa difficile poter gestire la cosa. Allora, facciamo così, intanto, microfono aperto, ce l'hai tu, Lara, raccontaci un attimo la tua esperienza di filmmaker, così vediamo se stimoliamo magari l'interesse di qualche domanda. Ok, perfetto. Allora, sì, io sono Beliani Lara, non sono molto abituata a parlare in pubblico, quindi probabilmente non sarò molto brillante. Comunque, quello che presenterò stasera sarà un estratto di un documentario che sto preparando su questo tema delle NDE. Un tema che mi è sempre interessato fin da quando ero piccola, più che altro per curiosità, ma che poi mi ha appassionato sicuramente di più in seguito alla malattia di mio padre, che è deceduto 2 anni fa. Lui era malato di cancro al pancreas, aveva un cancro al pancreas e sapeva che sarebbe morto. E sicuramente di fronte a una persona che è malata e sa di dover morire, le parole non sono mai sufficienti, nel senso che non si sa mai che cosa dire a una persona che sa di dover morire, non gli puoi dire hai mangiato, stai bene. E anche perché il rapporto con mio padre era un rapporto, diciamo, abbastanza di estraneità. Si parlava di soldi, della macchina rotta, ma non si aveva un rapporto di grande confidenza. Nel momento in cui lui era malato, io ho dovuto cercare qualche altro linguaggio, un approccio diverso per potergli parlare. E avevo questo libro di Raymond Moody, che è appunto un medico che si è occupato dell'argomento,
che si chiama La luce oltre la vita, non mi aspettavo vari, ma io ho trovato questo, diciamo, in libreria, che parlava appunto delle NDE, di persone che sopravvivono e hanno visto qualcosa oltre. E quindi è diventato uno strumento di dialogo con mio papà, diciamo, un modo per trovare delle parole quando le parole non ci sono più, non c'è più la possibilità di un dialogo. Per cui da lì è nata la volontà di fare un documentario che potesse essere utilizzato anche, perché no, in ambito oncologico come forma di terapia per quelle persone che sanno di dover morire. L'idea era di fare qualcosa che fosse staccato dall'ambito del sensazionalismo, del paranormale. L'idea era proprio intervistare le persone nella loro quotidianità. Quindi ci saranno, vedrete immagini di persone che preparano un caffè e poi si mettono a parlare con me di questa cosa che potrebbe sembrare appunto qualcosa che non ci appartiene, che è al di là delle nostre, della quotidianità, invece probabilmente è una cosa che appartiene a tutti noi. Il papà quando ha assorbito questo tuo modo di fare, l'ha percepito come un messaggio di preparazione, quindi non è che si è rassegnato, ma ha avuto una visione diversa della sua vita, delle cose che stavano cambiando? Sì, diciamo che mio padre non era mai stato... Mio padre non è mai stato molto credente, quindi non credeva in là, eccetera. Però sicuramente credo di avergli portato in qualche modo un conforto. Mi ha detto, chissà, magari dall'altra parte vedo mia mamma, a cui volevo molto bene, che mi mancava. Insomma, è stato un approccio molto semplice, perché mio padre comunque era una persona semplice. Però io sicuramente ho visto in questo libro, una nuova forma di dialogo con lui. Professor Renzi, prego. Io inverterei un po' il processo, anziché prego. Ricevere le domande, faccio io una domanda. Facciamo una domanda pubblica. Okay. Allora, io vorrei chiedere al pubblico che è presente qui che cosa vi ha indotto a venire questa sera. Qual è dimensione interna, quale considerazione, interesse, curiosità, vissuto, cosa vi ha condotto qui stasera ad ascoltare un argomento di questo tipo? Beh, adesso devono parlare. Allora, vediamo chi c'è. C'è la letta. Io penso che... Ecco, c'è. Io penso che siamo tutti da sempre alla ricerca di queste risposte. Personalmente sono venuta, a cercare delle cose un po' più credibili di quelle che ho sentito finora. Nel senso che per me l'NDE è più probabilmente quello che lei spiegava come frutto delle ricerche di tanti scienziati, cioè una risposta del nostro organismo per far fronte a questa situazione di stress, di dolore, di paura. Detto questo, però, sono sicura che ci sia tanto altro, anche perché io non ho mai assistito a queste esperienze, però personalmente ho avuto varie volte nella mia vita delle esperienze che chiamiamo paranormali, quindi che ci sia dell'altro, sì, l'NDE in sé ti lascia un po' perplessa. C'è perplessità. Allora, vediamo un attimo la risposta. Sì. Qualche altra. C'è qualcun altro? C'è qualcuno? Ok, allora vado io. Professore, tenga il microfono che faccio da balletto. Allora, intanto memorizziamo questa risposta. Un amico mi ha raccontato di aver
ascoltatori. Un'altra mia amica ha vissuto il coma e, come raccontavate voi, stava benissimo, è tornata perché la mamma la cercava di portare giù. Poi io stessa in un sogno ho vissuto una specie di... più di una volta sono andata nel paradiso. C'era una domanda dietro o era una testimonianza basta? No, sono venuta perché è da 20 anni che leggo libri su questi argomenti e leggo libri di Manuela Pompa, Sparo Giovetti, Giorgio Angeli. E mi piace piacere conoscere di persone, poter condividere con tutti queste. Siamo sul palco ma siamo in mezzo a voi. Provare a condividere queste cose molto belle e speciali, possiamo avere la gioia di condividere insieme. Grazie. Allora, chi risponde? No, non è una domanda, rispondi. C'è una risposta da dare, intanto penso una considerazione. La signora ha iniziato, sono venuta qui, come penso, molti di noi, perché siamo alla ricerca di qualcosa. No? E io credo che questa sia una verità, credo che in ognuno di noi abbia un sentimento di incompletezza. Perché? Perché siamo un po' troppo estroflessi e deconnessi da una dimensione profonda, limita, trascendente che c'è in ognuno di noi, e quindi questo ci fa percepire una dimensione di incompetenza, perché abbiamo dimenticato la nostra dimensione divina e trascendente, siamo deconnessi da questo. Allora, la ricerca costante, il sentimento, il desiderio che ognuno di noi ha, lo fa attraverso una ricerca personale che è assolutamente diversa, o all'interno della religione, o attraverso la conoscenza, o attraverso l'azione, o attraverso l'amore. Ognuno di noi sostanzialmente vuole riconnettersi a questa fonte originale, ed è questo che ci spinge a ricercare. Però la vera ricerca va verso l'interno, la vera ricerca, la vera via è una via verso la propria interiorità, verso la propria dimensione trascendente dell'esistenza. Noi siamo sempre connessi, che la nostra mente, che è troppo egoicizzata, in qualche modo ha perso la memoria di questa nostra realtà, che comunque è dentro di noi. Allora, c'è una domanda, credo, da parte di Mauro. Buonasera a tutti. Parlavate prima di ipnosi regressiva. Si riesce a capire, facendo diciamo, questo tipo di attività, cosa c'è dietro, nel senso, se uno riesce a regredire sino alla nascita, se non sono ignorante, si riesce anche a capire cosa prima era uno, cioè che entità era prima. Certo, se uno fa regressione alle vite passate, vedi il percorso che uno fa. Quindi, però devo dire una cosa, nella mia esperienza, che poi ci sono delle sottigliezze diverse, non è diversa l'esperienza, sono delle sfumature. Il risultato dipende anche dal tipo di consapevolezza delle persone. Allora io ho avuto delle persone che hanno avuto delle regressioni bellissime e non hanno capito niente, cioè non hanno capito il messaggio, ma anche chi va nelle NDE, cioè tornare nelle proprie vite non vuol dire vedersi un soldato romano, principessa sul viselo, vuol dire connettersi con una parte di sé che è presente ancora oggi e che va introiettata, elaborata, bla bla bla. Per cui dipende anche dalla persona. Ci sono delle persone che facendo la regressione entrano in contatto con la coscienza e fanno proprio quello che dice Bruno Renzi di trovare lo scopo della vita, capire che siamo, abbiamo un'origine non solo universale ma divina, che dobbiamo camminare. Quindi dipende dalla persona. Poi dipende anche dalla prospettiva con cui uno si approccia alla formazione universale, cioè nel senso, in genere c'è chi lo fa. C'è chi può farlo come ricerca personale, allora io voglio sapere meglio, voglio sapere qualcosa a un livello più profondo di me, voglio sapere se alcuni tratti della, che mi caratterizzano in qualche modo hanno un'origine più profonda. E allora si può fare un lavoro di indagine regressiva.
famiglia e che e credo che questa sia esperienza comune e che ognuno di voi si confronta nella vita con un certo tipo di problema. Cioè, certe volte io mi rendo conto che ciclicamente faccio lo stesso errore, ciclicamente mi ritrovo nella stessa circostanza, ciclicamente alla fine mi dico, io sono così, gli altri sono così, la vita è in questo modo, ed è, vuol dire che lì io sto fronteggiando qualche cosa che ha a che vedere, per esempio, con il tema dell'abbandono, il distacco, la separazione, l'incapacità di fare. C'è qualche. La scelta sbagliata del partner. Qualche dimensione specifica che mi appartiene e che quello che accade in terapia è che a volte, nonostante si faccia un lavoro abbastanza profondo dal punto di vista psicologico, nel senso classico, e quindi andando a rivedere e a ristrutturare quelle che sono esperienze legate alla biografia della persona, a volte, nonostante questo, non c'è un cambiamento reale, c'è una buona consapevolezza, una buona capacità di gestione, però non c'è un cambiamento. Allora vuol dire che c'è qualcosa di più profondo, vuol dire che c'è una memoria animica, quello di cui parlavo oggi, una configurazione, vogliamo metterla sul linguaggio proprio scientifico o grafico, c'è questa memoria che in qualche modo informa il mio flusso esistenziale e mi dirige in questo senso. A questo punto io ho l'opzione di poter lavorare con l'ipnosi regressiva e andare a vedere come e quando questo tipo di struttura si è creata. In genere non è sufficiente andare una volta, andare a vedere una vita a volte. Determinati nuclei nascono dalla concrezione di un'esperienza, quindi a volte bisogna lavorare con angolazioni e sfaccettature diverse. Quello che, questo l'ha detto oggi Manuela, quello che accade nel lavoro regressivo è che c'è un momento in cui si fa la classica domanda, cioè cosa c'è da apprendere, e a quel punto arriva una consapevolezza della propria coscienza più alta, una consapevolezza sul piano etico molto elevato, che consente una ristrutturazione o una prospettiva diversa di quello che la persona si sta confrontando. A volte questo non basta, perché quello che succede è che determinati problemi possono derivare da problemi risolti nella linea generazionale paterna o materna. Cioè non c'è qualche cosa che in termini psicologici noi ereditiamo e che fa parte comunque della nostra storia, cioè fa parte della nostra struttura. Lì possono esserci dei problemi risolti, allora bisogna lavorare in ipnosi sulla configurazione interna di questa struttura genetica e fare un lavoro regressivo generazionale per andare a vedere qual è in genere quel determinato segreto che non è mai stato esplicitato. E questo comporta dei cambiamenti profondissimi. Allora, quindi si può lavorare l'ipnosi regressiva con tante prospettive o con finalità diverse. Però volevo dire che Manuela Pompas ha ribadito la questione del partner. È bellissimo. Ci sono delle donne e tanti uomini che hanno delle storie infelici, poi cambiano e riprendono la stessa. Però ecco, volevo dire, fanno le stesse problematiche, o perché c'è una proiezione del padre, perché inseguono un modello sbagliato, di cui sono assolutamente consapevoli. Una donna ha un uomo che la picchia, cambia, trova un altro uomo che la picchia o che la tradisce. E fino a che non c'è la presa di coscienza e la consapevolezza di sé, della propria integrità, del proprio diritto ci passa una trasformazione, allora si cambia, cioè non è più una, non si sceglie, sono le donne che scelgono tutti gli uomini disgraziati, perché sì, ci sarà dietro un karma, un destino, ma loro non sono consapevoli di questa scelta. Ci sono stati dei casi di persone che appunto hanno vissuto un NDE e hanno cambiato radicalmente? Sì, ci sono. Io volevo raccontare una cosa, posso? Molto persone, sono un anzi parlamento autobiografico. Io sono entrata che tu avevi già parlato della divergenza. E poi con un po' di rabbia, quando io mi sono seduta, avevi un po' di rabbia nel dirlo, hai detto, sì certo, c'è la NDE, ma noi ci dobbiamo confrontare con la vita, con il lutto, non si può. E io ho sentito questa rabbia. Allora mi è scattata questa
personale, io questa strada l'ho cominciata molto giovane, questa strada di ricerca. Io ho perso mio padre a 19 anni, mi è crollato il mondo. Per un anno intero ero sotto maturità scientifica, ho pensato di ammazzarmi. Ho pensato al suicidio per un anno. Guardavo giù dalla finestra, sulla montagna, guardavo nel burrone, pensavo come avrei potuto farmi fuori. E poi non ho neanche mai tentato. Era una spinta all'autodistruzione. Io ero agnostica, dicevo se ci sei scendi, se ci confrontiamo, se ci sei sei cattivo. Io sono anche morta in campo di concentramento, quindi perché a me? Perché permetti il dolore? E sono stata infelice per tanti anni. Ci ho messo 7 anni a uscirne con un'analisi junghiana, e grazie al mio lavoro, è stato anche la mia salvezza. Poi avevo 19 anni. A 23-24 anni sono andata a intervistare una pranoterapeuta di Bergamo, allora famosa, che era l'Alberti. E ho fatto tutta carina, un giovane giornalista, con l'illustratore, così. Al momento di salutare, questa pranoterapeuta mi ha messo la mano così e io ho sentito un phon acceso, tanto che ho guardato, cioè, c'è il phon a fare. E ho cominciato a piangere come una disperata. Allora lei mi ha detto, guarda, viene un medium, e se vuoi facciamo una seduta. Allora, e sto parlando degli anni del 68, allora avevo 22 anni, del 68. Quindi non c'era il segno del comando in televisione, ma Paola non si parlava di medialità a quei tempi, solo nella massoneria, nei circoli privati, erano pochissimi. Io sono a acquario, ho detto sì, l'acquario si butta in mare. Ho fatto questa seduta, tavolino, a tre piedi, con in quattro, almeno, la guaritrice, la figlia che aveva metà e io. E molto curiosa, alla luce, erano le 2 di pomeriggio, sotto la finestra, il tavolo comincia a girare, si ferma davanti a me, che non è vero, è un vissuto, si ferma davanti a me, scusa, e io sento le braccia di mio padre come se fosse vivo. E la mia parte razionale ha detto, è una proiezione, è un desiderio. E ho detto, ma se questo è vero, io dedico la vita a cercare delle risposte. E Paola ha fatto lo stesso percorso, magari un qualcosa di diverso, ma io le risposte le ho avute. Quindi io sono passata dal dolore. E rispondo a te perché mi è venuta dentro questa cosa. Noi in certe situazioni è come se fossimo sdoppiati. Allora c'è una parte che sa, c'è una parte che io so che c'è là di là. Se mio figlio avesse un incidente, la mia pancia, i miei neuroni della pancia, il mio chakra, il terzo chakra, che è il punto del dolore, le nostre emozioni sono nella nostra parte infantile, sono nel terzo chakra, non sono qua, sono qua. Allora certo che soffrirei di fronte alla morte di una persona cara, alla morte, all'incidente. Ma poi c'è il sé, c'è una parte che dice no, ok, adesso ti passa, vedrai che ci sarà. E allora si può superare. Certo che ci vuole un lavoro su di sé. Certo che il discorso che è venuto fuori da quasi tutte le nostre relazioni è il problema non è la reincarnazione, il problema è un cammino di consapevolezza. È un cammino di consapevolezza per risvegliare la coscienza. Comunque ognuno voglia farlo, uno può passare dagli sciamani, può passare dalla psicoterapia, può passare dalla meditazione, dalla fede. Nella Kabbalah, che oggi è la strada iniziatica ebraica della Bibbia, ci sono 2 vie. Una è una via di conoscenza lunghissima e l'altra è la via diretta, dove uno si mette in ginocchio e dice Signore fai di me quello che vuoi. E ognuno ha il suo percorso, ma io credo che la cosa più importante dei convegni come questo è capire che dobbiamo fare una strada di ricerca interiore, poi il fuori e dentro, siamo tutti connessi, ma non deve essere una cosa solo mentale, intellettuale, non basta leggere i libri vanno letti perché aprono, i libri sono degli specchi, aprono quello che abbiamo dentro e poi bisogna fare un'esperienza personale. Grazie. Manuela Emanuela, perché ha citato le sedute spiritiche, ha citato qualcosa che già va. La mia storia è che da
nasco così, cioè, o nasci così. Sono stata consapevole di questa scelta e quindi mi sono trovata poi ad affrontare certe situazioni e a cercare di capirle, per cui ho dovuto a un certo punto studiare, confrontarmi per evitare di impazzire, anche perché il mio amico è che io sono pazza, non voglio più vivere, però sono stato, tant'è vero che mi ha portato un bello, allora mi Madonna. C'era un bello e era anestesista, è stato un caro dottore veramente un padre, posso dire, mi ha detto guardami bene in faccia, qui ci sono quelli più tranquilli che gironzolano nel giardino, così ti lascio qui, io vado a fare le mie visite e tu decidi chi sei o cosa vuoi essere. Io le ho guardate in faccia e poi ho detto no, non sono pazza. Non sono pazza. Ci deve essere qualcosa. E poi ho cercato persone, letture e situazioni che mi aiutassero a capire che cosa mi stava succedendo. Ma era talmente vasto il campo che non riuscivo a definirlo. Quanti anni avevi? Allora, l'esperienza è successa nella casa paterna e io sapevo come camminare. E con situazioni di previsione o di visioni di situazioni che mi lasciavano sconvolta. Non sapevo cosa succedesse e parlavo poco, ero sempre molto isolata perché come fai a parlare? Con una mamma a cui chiedevo perché, diceva basta, non ne posso più e quindi zitta e cerca di fare altro. E poi appunto crescendo devo dire che con la maternità le cose si sono proprio con il figlio e la massa terra è stato molto bello perché c'è stato un equilibrio, l'inizio di un equilibrio che poi è stato molto difficile, ma alla fine ci sono arrivata. La parte interessante è che questo figlio non è che ha fatto diminuire gli effetti, perché vedevo in casa i nanetti, le lucettine, il ciuccio che si metteva ai piedi della culla in una certa posizione, tutta una serie di situazioni per cui mi è stato più facile anche interagire con quelle situazioni di coloro che hanno lasciato il corpo, oppure senza chiamarli, voglio dire, no, la cosa peggiore di una persona a un certo punto sta facendo gli affari suoi, tipo passa l'aspirapolvere e si vede davanti qualcuno e dà un breve messaggio, una breve situazione. E la cosa importante per me non è fare la sensitiva, perché non mi piace troppo questa situazione, mi piace cosa? Nel parlare con le persone, portare l'informazione come se fosse uno scambio animico con la persona e quindi spostare l'attenzione dal fatto straordinario a un fatto, valutiamo.